Oggi in effetti parte il servizio nella sua operatività. Abbiamo passato gli ultimi 12 mesi a testare i software, a testare i sistemi, a testare anche l'andamento delle vetture. In effetti questo è un servizio di car sharing che avrà nelle nostre intenzioni un impatto reale e concreto sulla qualità della vita dei cittadini di Napoli. Si consideri che per ogni veicolo preso in car sharing c'è una riduzione di 20, 25, anche di 30 veicoli circolanti in strada. Questo significa un vantaggio non solo diretto per gli utenti del servizio che si registrano appunto a www.bi.it, ma significa anche concretamente per coloro che non utilizzano il servizio di avere meno auto circolanti e quindi di avere più spazio per le auto private e anche per i mezzi pubblici. Sarebbe un servizio in più che viene dato ai cittadini per muoversi in città, tra l'altro essendo un modo, una specie di affitto facile dell'automobile. Prendo l'auto in un posto, mi serve e la lascio in un altro posto, quindi non ho il problema di essere proprietario dell'auto o di sostare o di prendere una multa o tutte queste cose qua. Quindi il servizio di B-Sharing che stanno promuovendo questo nuovo gruppo a Napoli che sta nascendo adesso offre il vantaggio che affittando queste auto si può andare sia nelle zone a traffico limitato che sulle corsie riservate.